Ciao a tutti e bentornati qui con me. E se invece è la prima volta che passi di qua, guarda i miei video e se ti piacciono iscriviti al canale, grazie. Oggi impastiamo, prepariamo insieme i panini per gli hot dog. Forse non tutti sanno che gli hot dog sono di origine tedesca, resi famosi in America dagli immigrati. Il nome hot dog è stato coniato nel 1867 da un immigrato tedesco che vendeva proprio panini con wurster bolliti, tipici della sua zona, negli stadi. Ma essendo una pietanza poco nota, gli americani la snobbavano e lui non riusciva a venderli. Allora si inventò una bugia: dire a tutti che erano salsicce di cane. In poco tempo aumentò tantissimo le sue vendite, tanto che gli altri venditori di wurster adottarono la stessa espressione, da qui hot dog, cane caldo. E allora prepariamo insieme i panini per hot dog. Prima fase, sciogliere il lievito nell'acqua. Metto le farine nella brocca della planetaria, ma è un impasto che si può fare anche a mano. Aggiungo lo zucchero. Aggiungo piano piano l'acqua e lievito. Finito l'acqua e lievito, aggiungo il burro fuso, ma ormai freddo. Poi rompo un uovo e un tuorlo. Tengo l'albume per dopo. Batto leggermente e aggiungo l'uovo in più riprese. Diamo tempo di assorbire. Assorbito l'uovo, mettiamo il sale. L'impasto risulterà liscio e leggermente appiccicoso. Lo mettiamo in una ciotola infarinata. Lo copro. E dopo 3 ore l'impasto si presenta in questo modo, è ben lievitato. Procediamo. Piano infarinato. Lo allarghiamo un pochino con le dita. Lo pieghiamo in tre. Lo divido in 8 parti. Prendo ciascun panetto, lo allungo e lo allargo e lo faccio diventare un rettangolo di circa 13x9. E ora lo devo arrotolare. Lo vado ad arrotolare dal lato lungo. Li vado a posizionare su una placca da forno, distanziati l'uno dall'altro di circa 2 cm. In lievitazione e in cottura dovranno attaccarsi l'uno all'altro. Copro con la pellicola e lascio lievitare un'ora. Un'ora è passata. Recuperiamo l'albume che abbiamo avanzato dall'impasto. Ci aggiungiamo 2 cucchiaini di acqua. Lo sbattiamo, deve diventare un po' schiumoso. Siamo pronti ad infornare.